Salve, questo è un video di risposta al video di Dellimello, Anime vs Manga. Allora, parliamo innanzitutto di quello che ha detto Delli, ovvero del fatto che i manga siano superiori agli anime. Beh, certe volte è vero, non ci sono dubbi perché ci sono degli anime che tecnicamente, ma anche a livello di sceneggiatura, perdono molto rispetto ai manga. Ma personalmente ritengo sempre la versione animata ad un livello differente e, sempre personalmente, superiore rispetto al manga. Innanzitutto per la colonna sonora. Un anime ha qualcosa che giustamente è che limitatamente un manga non può avere: la musica. Sembra banale come concetto, ma quando tu vedi 20 minuti di animazioni e c'è una musica di sottofondo che si abbina perfettamente a quello che vedi, tutto diventa migliore, diventa più bello. Quei 20 minuti che ti sembrano interminabili diventano pochissimo. Sembra che il tempo passi velocemente, come quando per esempio uno gioca o studia. Un'ora di gioco magari può sembrare poco. Un'ora di studio invece può sembrare tantissimo. È tutta una questione di coinvolgimento, innanzitutto. L'anime con me ci riesce perfettamente. Poi, altra cosa sono le animazioni. Allora, anche proprio per l'essere limitato del fumetto, della carta, non ci possono essere delle buone animazioni. Ci possono essere dei buoni tagli, ma i buoni tagli li troviamo anche negli anime, con una regia che può più o meno essere degna. Certo, se prendiamo un regista come Watanabe, possiamo stare sicuri che avremo una regia degna di nota. Esempio di Cowboy Bebop, esempio di Samurai Champloo. Differente è la questione invece per i manga. I manga non hanno animazioni, hanno solamente questi tagli che possono essere più o meno azzeccati. Certe volte sì, certe volte no. Ma possiamo stare sicuri? Ora io prendo qua uno dei miei manga, Fate Zero, che è cominciato da pochissimo, ma che ho visto sia l'anime e ora sto leggendo il manga. Questo è un esempio. In questa scena uno dei personaggi sta evocando una sorta di vacca sacra. Sono tipo dei buoi. E qua arrivano. Allora, nella versione anime, questa scena è resa in modo così tanto epico, sì, proprio epico è la parola corretta, che tu praticamente rimani sbalordito. Qua invece perde un poco di fascino e rimane banale. Questo è dovuto al fatto che mancano le animazioni. Proprio per questo io, se il manga e l'anime hanno lo stesso livello di sceneggiatura, quindi a pari livello di sceneggiatura, preferisco sempre l'anime. Altra cosa di cui parlava Delli era la questione delle mosse. Ma se io guardo uno shonen, a me non me ne frega niente di quello che può fare un personaggio. A me interessa che si diano mazzate. Ovviamente stiamo parlando di battle shonen. Quindi non mi interessa il fatto che lui possa veramente lanciare fendenti con il piede. L'importante è che si danno mazzate. Certo, se poi prendi un anime in cui i personaggi fanno cose completamente diverse e allora la questione cambia. Ora io qua c'ho Rosario plus Vampire. Questo di qua, praticamente il personaggio a un certo punto nell'anime comincia a fare cose completamente diverse. Lo ammetto che il manga gli è superiore, ma non disdegno la versione anime che comunque mi è riuscita a coinvolgere e mi è piaciuta tantissimo. Ultima cosa è il grande difetto degli anime, di cui già qualcuno ti parlava all'interno dei commenti del tuo video, sono i filler. Allora, la questione filler è sempre una questione molto marcata. Purtroppo, e ripeto purtroppo, ci sono dei riempitivi, hanno delle necessità le case e quindi devono aumentare il numero di episodi. Generalmente, per esempio, non compaiono mai serie da
20 episodi, per esempio, da 18 episodi, perché hanno degli standard e cercano sempre di mantenerli. Per esempio, Trigun, che è credo che sia da 24-25 episodi, contiene dei filler, rovinando un po' quello che era il manga, che per me è un capolavoro. Ma comunque non sono cose da disdegnare. In effetti, te lo dice uno che prima guarda sempre la versione anime e poi legge il manga. Quando tu fai il contrario, invece, hai delle aspettative. E le aspettative di solito ingannano e pregiudicano il giudizio. Ora, per quanto riguarda l'anime, c'è anche la questione delle voci e quindi questo coinvolgimento dato dall'interpretazione dei personaggi, come può avvenire in quest'altro manga, Death Note. Nel manga mi piace tantissimo la versione di Light, tutto quello che fa, ma nell'anime è tutto reso molto meglio perché c'è un coinvolgimento. Per intenderci, Light è quello che mangiandosi una patatina rende la scena incredibile e memorabile soprattutto. Pertanto, ho finito, già siamo a 6 minuti, non eccediamo di più, però voglio dire semplicemente questo: io preferisco sempre gli anime. Certe volte è anche ovvio che il manga superi la versione animata, però a parità di sceneggiatura, secondo me è più coinvolgente un anime. Inoltre ci sono tantissimi anime che non hanno la versione manga o che la versione manga è successiva. Esempio principale è Cowboy Bebop, Samurai Champloo, tantissimi altri anime come Tengen Toppa Gurren Lagann, pertanto o Code Geass che tu stesso Adelli citavi. Pertanto io ripeto, secondo me la versione animata riesce a coinvolgere di più. Va bene, non c'è nient'altro da dire, alla prossima.